La squadra della capitale, campioni d'Italia! Tutti insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci qua, allora Patrick von Bruck, buongiorno. Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti. Carlo, buongiorno a te. Buongiorno Marcello, buongiorno Flavio. Buongiorno Carlo. Allora, ovviamente non ci sorprende la vicenda del calcio scommesse, perché eravamo ben consci che ci sarebbe stato una continuazione, che ci sarebbe stato quello che stiamo leggendo sui giornali. A me quella cosa che sorprende, che mi sciocca veramente, è come non sia stata aperta un'indagine sulla partita Zagabria-Olympique di Lione. Ma insomma, questa è tutta un'altra storia. Però quella veramente mi sciocca. Anche perché poi l'UEFA. Hai capito? Anche perché poi, quando abbiamo letto ieri un po' più nel dettaglio quelli che sono i capi d'accusa, Perdoni, Sartore e compagnia cantante, sì, si capisce benissimo che è un'organizzazione transnazionale. Bravissimo, ecco. E quindi è questo che mi sciocca. Anche no? Se però, secondo me, nella partita specifica Zagabria Olympique Zagabria Lione, bravo, ecco, non mi veniva Marsiglia, ma sapevo che era sbagliato. No, Lione. Ecco, Lione. E lì, secondo me, però, è avvenuto qualcosa, diciamo, a fine primo tempo, ovvero nel primo tempo, io mi sono rivisto la partita per curiosità su YouTube. Ehi. E il primo tempo è stata una partita, sì, cioè giocata, poi evidentemente a fine primo tempo nessuno si aspettava che il Real Madrid bis potesse vincere, e si sono accordati e si sono accordati. Ma che cambia con i criteri di corruzione? No, nulla, no, nel senso cambia, cioè, una cosa, no, le modalità, certo, ovviamente, ecco, questa... cioè, lì che non era stata preparata a tavolino, certo, ecco, certo, Duni, certo. Sartore, cose organizzavano le partite prima, cioè da quello c'erano personaggi che andavano negli alberghi a tentare di condizionare i giocatori di una piuttosto che non dell'altra squadra, mentre in questa partita qui, secondo me, è avvenuto qualche cosa, diciamo, di, tra virgolette, prende il termine com'è, più ufficiale. Certo, certo, ecco, certo. Però comunque che non si sia aperta mezza inchiesta, anzi, che si sia detto, siccome non c'è stato flusso anomalo di scommesse, è tutto, sì, a posto, è talmente... No, è talmente grave che il giudice ha imposto il carcere, insomma, la galera, dai, la galera Doni, perché? Perché lui ha tentato di scappare. E conseguentemente vuol dire che se tenti di scappare è perché sei conscio, certo, che sta per arrivare il finimondo, se non scappi, no, dopo no, Carlo, voglio dire, ma non c'è dubbio, capito? La posizione dell'Atalanta secondo voi, perché qui sembra che il Doni si sia mosso anche per, ma già gli hanno dato 6 punti all'Atalanta, apposta, cioè, già in quell'occasione lì hanno detto che in qualche modo c'è l'Atalanta, insomma, si aggrava ulteriormente, Carlo, alla luce sembrerebbe di nuove rivelazioni, di nuovi fatti, insomma. Sì, infatti, lì penso sia giusto aspettare adesso di vedere come evolve tutta quanta l'indagine e sapere qualcosa di più, perché insomma, già l'Atalanta comunque è stata punita, quindi già la posizione ce l'ha avuta, adesso se la posizione poi si aggrava, penso che automaticamente ci saranno altre penalizzazioni. Certo, ma secondo voi, a sto punto è in corso, no? Il campionato in corso, non lo so, ma che può succedere? Potrebbe pure avvenire in corso, perché no? Se lo vedono, se decidono, e comunque se trovano un coinvolgimento maggiore in questo nuovo filone di indagine, perché no? Le penalizzazioni al campionato in corso, faccio un esempio: se tu non paghi lo stipendio, tu squadra, la penalizzazione può venire anche al campionato in corso. Esatto, per esempio l'Ascoli quest'anno ha avuto prima 13 punti di penalizzazione, poi ridotti a 10, poi riaumentati, poi ridotti, è una cosa orribile. Bel casino, perché falsa poi secondo me anche le stagioni. Però se dovesse esserci qualcosa, io... Una cosa che a me ha meravigliato molto ieri sera, che è venuto poi la trasmissione finita purtroppo, è come il presidente della Lega Calcio, Beretta, si sia immediatamente affrettato, io avrei avuto un pochino più di prudenza, a dire: vedete, la Serie A non c'entra nulla, siamo agli inizi, speriamo che non c'entri nulla, però... È veramente qualcosa da Serie A, pure detto, perché vedete, noi non c'entriamo niente, io speriamo, ma non credo. Io, per esempio, adesso dice, ma
L'altro anno quel Napoli, ma ve lo ricordate voi Napoli-Chievo dell'anno scorso? Abbinato alla stessa giornata di Brescia-Roma, ma che ti dissi? Ma che ti dissi io a fronte di quel risultato subito? Dico che sì. 1-3? Ma certo, ma sì. Certo, no, all'inizio poi campionato, all'inizio campionato dove c'hai tutto la possibilità di recuperare e compagnia, no? Grazie, Brescia-Roma non è una partita normale. Ma voglio dire, è questo che disse a fretta di a Serie A, non c'entra niente, ma stai buono, non dire niente. Infatti perché... aspettiamo quello. No, hai capito? Ma l'anno dire. Scorso c'era pure... Qual era la partita dove c'era il boss mafioso, il boss della Camorra? A Napoli. Napoli-Parma, mi sembra, che vinse per il Parma 2-1. Bravissimo, è un'altra partita. Bravo, e l'altra partita era Napoli-Parma. Era Napoli, insomma, che poi, attenti, questo non vuol dire adesso dare addosso, cioè creare disagio al Chievo più che al Napoli o al Parma stesso. No, questi sono dei movimenti che si fanno attraverso dei singoli soggetti e che poi sanno quello che devono fare come comportamenti in campo, insomma, quindi questo è il discorso. Sai cosa c'è da, secondo me, da fare una valutazione, questa proprio in maniera generale, in termini generali, sulla responsabilità oggettiva, perché io adesso domando a voi, no? Questa è proprio una domanda che pongo, facciamo conto, noi viene fuori che Francesco Totti, quindi cito proprio chi è impossibile, si è venduto una partita Roma-Udinese. Adesso è giusto che adesso la Roma venga penalizzata di 6 punti in classifica perché un giocatore insaputa degli altri, soprattutto della società, si è venduto una partita? No, infatti, questo è un discorso generale che io faccio. No, ma infatti la reputo, un po' riformato. La reputo un'ingiustizia, a meno che, come nella vicenda appunto bergamasca, non ci sia proprio la certezza, vedi atti all'indagine, che la società invece addirittura promuoveva attraverso il Doni situazioni di questo tipo. Però ci deve avere prove, perché se no la società è vittima due volte, no? Certo. Capito? Quindi sarebbe tutta da rivedere. Vabbè. Dunque, allora, qui il Totti Luis diventa un patto di ferro. Le parole di Totti nel dopopartita hanno sancito proprio un patto straordinario. Ma esisteva già, secondo... No, appunto, adesso stanno tutti i coglioni in mano, no? Perché capito. Abbiamo fatto un pareggio con la Juventus e la vittoria a Napoli, quando tutti stavano lì a sperare di vedere comunque la Roma fare 0 punti in queste due partite. Allora, sono ripartiti comunque i violini, quindi allora va tutto bene. La verità è che già era così prima, che comunque da parte della squadra c'era un affiatamento, era un gruppo comunque, era con il tecnico. Poi ci potevano essere chiaramente anche dei motivi di non dico di lagnanza, ma insomma delle contrapposizioni anche all'interno dei confronti, anche col tecnico stesso, ma questo non vuol dire comunque andare contro o remare contro. Adesso qui a secondo sempre dei risultati, no? Ma adesso siccome sta andando bene vuol dire che sei italianizzato, allora vuol dire che lui ha cambiato, sei italianizzato, fino all'altro giorno invece era comunque spagnolo, cretino, adesso è diventato italiano intelligente. Adesso a secondo, poi se magari succederà un'altra sconfitta ritorna a essere uno spagnolo cretino. Certo. Qui c'è sempre perché comunque si vuole in qualche modo dare un po' una sorta di imprimatur a tutto quello che avviene e si vuole in qualche modo anche condizionare. Per cui se adesso le cose vanno bene, perché beh, avete visto, siamo stati bravi noi, l'abbiamo detto, a forza spingere, a forza dire le cose, adesso l'ha capito, finalmente l'ha capito. A me sembra che poi di fatto non è che sia cambiato granché, perché è cambiato, io dico in campo, non c'è dubbio, però io vorrei tanto sentire e parlare con i giocatori, perché loro soltanto sanno effettivamente quello che chiede Luis Enrique ai giocatori. Ma Carlo, un pochino anche noi. Se c'è comunque un cambiamento vero da parte sua, o se questo è quello che lui ha sempre chiesto e che comunque fino all'altra settimana... Ma te pare che lo fanno tutto insieme all'improvviso? No, però ragazzi, lui ci diceva... Non è tutto insieme, qui stiamo andando avanti dall'inizio della stagione. È una crescita, perdonatemi se interrompo, ci sono le parole del tecnico che dopo prestazioni negative comunque si presentava in sala stampa e diceva, rispondeva ogni volta alle critiche e diceva: noi ci stiamo lavorando, dobbiamo continuare a lavorare, io non chiedo ai miei ragazzi di fare possesso palla sterile, io voglio più verticalizzazioni, voglio che il possesso palla non sia fine a se stesso, voglio che tiriamo più in porta, voglio che siamo più cattivi nella nostra area per rischiare di meno. Cioè lui diceva sempre dobbiamo migliorare. Allora fermi migliorare. Perché se no poi dopo, allora, fino a Firenze
lui 8 undicesimi di titolari in due partite, una via l'altra, non li aveva mai impiegati. Sarà la terza quella di domani a Bologna, perché io penso che sarà Pjanic a sostituire Greco, e per il resto la formazione è quella. E poi scusate, ma io me la ricordo la partita dell'impiego di Sisinho a destra, queste estemporaneità, ma io mi ricordo il passaggio del pallone tiri tic e tiri toc, e invece adesso vedo un tocco i giocatori che si trovano in mezzo al campo, perché sono molto più accorciati e se trovano anche molto meglio di prima. Ci diceva che questo era quello che voleva, possa anche far parte dell'evoluzione, passaggio che si arriva, cioè qui. Allora, parlando con i giocatori nelle prime giornate, loro mi dicevano che erano talmente da ogni volta presi dal fare quello che lui diceva, che non ne riusciva praticamente quasi nulla. Non ne riusciva quasi nulla. Cioè, sarà pure un'esagerazione, però se io comunque lo sento dire da loro, io sono d'accordo, molto di più a quello che dicono i giocatori piuttosto che a quello che Robertino Maraviglia, tu hai risodato. So che l'hai incontrato ieri sera ai 40 anni di Rossella, dice che stavi lì, che era stata una festa bellita. Come è andata, Carlo? Ci stavano tutti, che avevano già concerti, musica, hanno visto il giorno lontano. Per cui, capisci, io credo molto di più a quello che mi dicono determinati giocatori di cui ho comunque massima stima e massima fiducia, insomma, cioè che non mi hanno mai detto quale cose vanno bene, quante cose vanno, se le cose non andavano, non giravano, come era all'epoca dell'ultimo Spalletti, le cose te le dicevano chiaramente. Ma da parte loro comunque c'era la voglia sempre di fare, poi il problema era che non arrivavano comunque a tirare in porta, perché questa era anche una cosa che comunque veniva detta, che non arrivavano comunque a tirare in porta, ma che c'era la volontà per cercare di fare quello che lui diceva in continuazione. Ci sono un po' di cose, Diciamole dopo la pausa, Patrick. Dopo la pausa, okay. Le diciamo, dai.